Bentrovati, 6.320 voti, una percentuale del 53,8, Corrado Bonfanti è nuovamente sindaco della città di Noto. Ha battuto al ballottaggio nel secondo turno delle elezioni, il primo turno, lo ricordiamo, è stato il 5 giugno, dicevamo ha battuto Corrado Figura, che si è fermato invece a 5.427 voti, per lui una percentuale del 46,2. C'è da fare un confronto, una stima tra il primo turno e il secondo turno, sia per quanto riguarda i votanti, sia per quanto riguarda le preferenze dei due candidati a sindaco. Ebbene, al primo turno coloro che si sono recati alle urne erano 14.543, con una percentuale del 69,63%, al turno di ballottaggio sono stati 12.075, quindi una percentuale del 57,81%, che in termini di numeri significa 2.468 votanti in meno. C'è anche da dire che al primo turno Corrado Bonfanti superò di 1.470 preferenze l'avversario Corrado Figura, differenza che si è ridotta al turno di ballottaggio e che è stata solo di 893 voti. E qui potrebbe farsi aprirsi tutto un discorso legato alle alleanze, agli apparentamenti, ma è un argomento che abbiamo già avuto modo di trattare. Oggi non dobbiamo fare altro che prendere atto del risultato. Corrado Bonfanti, sindaco di Noto. Nel corso di questa trasmissione parleremo anche del rinnovato consiglio comunale, che da 20 consiglieri è sceso, secondo una norma di legge, a 16 consiglieri. Torniamo a ciò che è successo nella tarda serata di domenica. Le urne già alle 23 erano chiuse, dopo qualche minuto è iniziato lo spoglio e dalle rispettive sedi dei comitati elettorali di via Salvatore La Rosa per quanto riguarda Corrado Bonfanti, di via Vicere Speciale per quanto attiene a Corrado Figura, sono arrivati i primi dati. La soddisfazione ha già preso piede nel comitato elettorale di Corrado Bonfanti dopo la lettura dei dati di appena due sezioni. Il vantaggio c'era, ma Corrado Bonfanti, più volte richiamato per dare un primo parere sul dato che veniva fuori dalle urne, non si è mai lasciato andare a momenti di soddisfazione, è rimasto sempre attento, cauto, tranquillo, ha seguito lo spoglio, poi a mezzanotte e mezzo, anzi forse qualche minuto prima di mezzanotte e mezza, è esplosa la gioia, i primi caroselli di auto fuori per le strade, per le vie della città, mentre Corrado Bonfanti con un gruppo di suoi fedelissimi, con i consiglieri a fianco e anche gli indicati assessori, è arrivato a piazza 16 maggio e proprio davanti al teatro, come si addice per le prime, di tutto rispetto, ha stappato la bottiglia di spumante e si è lasciato andare a questi primi momenti di gioia per una vittoria che viene al termine di una campagna elettorale per taluni versi accesa e anche infuocata. Poi è iniziato il corteo che è stato di auto, che è stato aperto proprio da Corrado Bonfanti,
a bordo di una 500 decappottabile con la tradizionale maglietta che ha sponsorizzato e accompagnato tutta la sua campagna elettorale, io voto Bonfanti sindaco, e tra le mani una bandiera ha percorso le vie della città proprio per festeggiare, per sottolineare questo momento solenne che lo rivede per i prossimi 5 anni alla guida, al governo della città, tra i primi a complimentarsi con Bonfanti, seppur a distanza c'è proprio Corrado Figura, il rivale al ballottaggio, ha detto siamo in un periodo di democrazia, è giusto accettare il verdetto che è venuto fuori dalle urne, guai se non fosse così, ha vinto Bonfanti, congratulazioni, auguri, buon lavoro, ma soprattutto un augurio alla città perché possa essere amministrata nel migliore dei modi. E poi è stata la volta del sindaco Bonfanti rilasciare alcune dichiarazioni, ha parlato di una campagna elettorale molto difficile, a tratti anche infuocata, ha detto sono state messe in atto diversi tentativi per screditarmi, ma alla fine ha vinto la città. Mi auguro però, ha aggiunto, che si apra una nuova fase, e la fase della riconciliazione di tutta la città, perché io sarò il sindaco di tutta Noto. A incontrarsi nelle ultime giornate di campagna elettorale erano state le due diverse posizioni, quella del rinnovamento, del cambiamento portata avanti da Corrado Figura, ha annunciato, aveva detto il 90% dei candidati delle mie liste sono volti nuovi, ma c'era anche l'aspetto della continuazione, il voler continuare l'azione di governo che veniva impersonificata da Corrado Bonfanti. Tra i primi a complimentarsi con Corrado Bonfanti c'è stato anche il deputato regionale, oggi assessore alla formazione, Bruno Marziano. Per quanto riguarda l'aspetto di Palazzo Lucenzio, Corrado Bonfanti subentra a se stesso. Ora si attende solo la proclamazione, potrebbe avvenire già domani, mercoledì. In ogni caso, dopo questo atto ufficiale, Corrado Bonfanti subentra a se stesso, ci sarà l'altro atto determinante, quello della nomina degli assessori che già conosciamo, ma sarà anche il momento per l'attribuzione delle deleghe. Questo per quanto riguarda il ballottaggio tra i due candidati a sindaco, Corrado Bonfanti e Corrado Figura. Ma c'è anche il Consiglio Comunale, per la prima volta sperimentiamo una riduzione dei consiglieri da 20 a 16, con l'attribuzione del premio di maggioranza a Corrado Bonfanti. E vediamo come cambia la mappa del Consiglio Comunale a Palazzo Lucenzio. Il nuovo Consiglio Comunale è così composto: Antonino Sammito, Giusy Quartararo, Giovanni Campisi e Michele Amodio, eletti per impegno per Noto, Veronica Pennavaria e Corrado Contrera, patto per Noto, Salvatore Malvo e Paola Terranova per il Partito Democratico, Vincenzo Schemmari e Sedi Guastella per Noto 2020, Salvo Cutrani Noto Nostra, Gianfranco Pintaldi Noto 3.0, Giovanni Ferrero Noto 3.0, Pietro Rosa Noto Movimento Popolare, Giusy Solerte Orgoglio Netino, Arturo Rizza Noto Protagonista. Ecco, questi sono i 16
nuovi consiglieri comunali, per la cronaca sono 7 i consiglieri riconfermati, ancora per la cronaca l'ultima consigliatura, visto la presenza solo di una donna, Veronica Pennavaria, il numero è cresciuto, ora saranno ben 4. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, l'appuntamento è per domani.